Signori, bisogna solamente inchinarsi di fronte al signore delle fagianate Craig Anderson. Ma mostro, un mostro. Seconda vittoria per lui a questo Tour de France. Vi do le amici in uno speciale, vi do personale. Eccoci qui per un nuovo post tappa del Tour de France. Oggi 19esima tappa, si arrivava a Champagnol. Una tappa molto movimentata perché giustamente si veniva da due tappe alpine, due tappe per scalatori, e quindi si sapeva già che per i velocisti sarebbe stata difficile trovare le forze per controllare la gara. Quindi era una tappa aperta a una fuga oppure un arrivo a ranghi ristretti, così diciamo è stato, perché ad arrivare una fuga, diciamo, che è partita dopo 40 km, 30, dopo vari scatti di molteplici corridori, a vincere appunto è stato Craig Anderson. Ha beffato negli ultimi 7-8 km in un tratto in leggera discesa i propri compagni di fuga, tra i quali c'erano il suo compagno di fuga Arndt, Luke Rowe della Ineos Grenadiers, Trentin Van Avermaet per la CCC, Sagan, ovviamente Sam Bennett, perché dove c'è Sagan c'è Sam Bennett. Poi vabbè, Devin Haines, compagno di Sam Bennett, e vabbè altri uomini che adesso non ricordo perché non ce li ho tutti in mente. Fuga caratterizzata, cioè tappa caratterizzata dalla fuga di Rémi Cavagnat, combattivo di giornata ovviamente, che è stato in fuga per 120 km, assurdo, ok, da solo, non so se da solo, però 120 km di fuga, chapeau a lui. Dopo i 40, appena è stato ripreso, i 40 km dall'arrivo circa, sono stati i vari scatti di uomini che volevano naturalmente portare via una fuga per arrivare al traguardo. In queste fughe naturalmente vi voleva essere dentro Sagan per provare a vincere una tappa e quindi anche provare a strappare di dosso a Sam Bennett la maglia verde. Naturalmente Sam Bennett marcava Sagan come tutto il tour praticamente per mantenere la maglia verde, e Trentin la stessa cosa perché sia voleva vincere la tappa, che in un tour manca per un italiano, cavolo, speriamo domenica sulle Champs-Élysées, vedremo. Per cercare di strappare la maglia verde a Sam Bennett, che mi pare Trentin è terzo. Ormai dopo questa tappa ormai praticamente è finita, Sagan dovrebbe fare un miracolo domenica, la vedo veramente molto dura, a meno di una caduta straordinaria di Bennett e una vittoria di Sagan, penso la maglia verde sia ormai definita. Comunque, gli unici dietro che potevano tirare sarebbero stati appunto gli Lotto Soudal per Iwan, ma era stanco, si era staccato, anzi aveva rischiato di staccarsi in una piccola salitella, e la Jumbo per far vincere, diciamo, Wout van Aert, però non hanno avuto la volontà, quindi l'intenzione, quindi vabbè, questi uomini sono quella fuga, diciamo, è andata 3 minuti, 5 minuti praticamente sono arrivati. Parliamo di Craig Anderson. Dopo la vittoria di Lione, veramente assurdo, l'hanno lasciato andare. Io mi aspettavo, vabbè, Devin Haines tirasse per Sam Bennett, era un altro uomo, sì, Magic, c'era il suo compagno Jack Haig, Jack Bauer tirasse per Magic, invece niente, uno tra Van Avermaet e Trentin tirasse, pensavo più Van Avermaet, niente, Jasper Stuyven, vabbè lui forse no perché era solo, niente, l'hanno lasciato andare, è arrivato con un minuto di vantaggio, tranquillo, assurdo. Veramente per la Sunweb veramente gli mancava solamente una vittoria di tappa con Chess Ball, sarebbe stato un tour perfetto per loro, perché praticamente la squadra migliore, perché per quanto in relazione aspettative risultati, perché la squadra migliore ok è la Jumbo, però la Sunweb che cazzo si aspettava? Due vittorie da parte di Craig Anderson, la terza in stagione, la sesta terza in stagione per Craig Anderson, la sesta invece per tutta la Sunweb, assurdo veramente. Domani cronoscalata, diciamo, anzi non è proprio una cronoscalata, si arriva una crono di 36 km in cima alla plancia del Belfiglio, invece domenica avremo l'arrivo per i velocisti principe, praticamente l'arrivo sugli Champs-Élysées. Praticamente allora, maglia gialla praticamente ormai sulle spalle di Roglic, a meno che domani non faccia la debacle della Madonna, ormai è sua. Maglia Pua, Carapaz, almeno molto probabilmente. Non fate conti, ma penso di sì. Maglia di miglior giovane per Pogacar e maglia verde per Sam Bennett. Comunque, scrivete sotto se vi aspettate la vittoria di Craig Anderson, se un pronostico per domani, e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!